Durante la campagna elettorale abbiamo raccolto nelle strade, nelle piazze della città, tantissime segnalazioni e richieste di aiuto da parte dei cittadini e delle cittadine. Centinaia e centinaia di segnalazioni che vogliamo siano patrimonio del futuro della città. Per questo abbiamo stilato una lista di interventi concreti che crediamo l'amministrazione comunale possa mettere all'ordine del giorno in occasione dell'approvazione del prossimo bilancio 2022, con un'attenzione particolare alle aree verdi, agli spazi per le famiglie e per i bambini e le bambine, al tema della fragilità e anche a quello dello sport. Andiamo oggi a presentare degli emendamenti al prossimo Consiglio Comunale come lista Russo.Franco, che hanno la particolarità di raccogliere le esigenze non soltanto provenienti dai consiglieri circoscrizionali della nostra lista, ma anche dalle segnalazioni che sono state fatte da molte circoscrizioni, anche a governo della maggioranza, quindi non della nostra parte politica. Questo sembra molto importante perché alcune dimenticanze come queste sembrano inconcepibili. Segnalazioni che arrivano dalle circoscrizioni a maggioranza dovrebbero venire prese in considerazione da chi governa la nostra città e assolutamente trovare spazio nel bilancio di previsione.